1 Zonk di Girifalco Andrea Buzitta, 2 Ex Pinao Dario Di Maio, 4 Zap di Girifalco Salvo Cintura, 6 Holofost Giuseppe Cordova, 7 Borderline Pax di Stefano in seconda fila, 8 Borgo Gal di Chiara, 9 Acquatinta Font Antonino Pecoraro Junior, 10 Baresi F Luciano Messineo, 11 Utopia Jet Natale Cintura, 12 Ursus TFT Andrea Gioè, 13 Baltimora Spav Vincenzo Gallo, 14 Artez Vitale, 15 Urbano Bargal Giuseppe Porzio. Quinta corsa di Palermo e il centrale Buoni Anziani sul miglio, favori per Urbano Bargal in terza fila, stacco della macchina, si parte. Lungo la corda Zonk di Girifalco prova a tenere il comando dall'attacco di Ax Pinao, all'esterno anche Holofost prova 13, a venire avanti, mentre c'è l'errore, la squalifica per una delle più attese, Baltimora Spav. Nel frattempo al comando è andata Ax Pinao nei confronti di Zonk di Girifalco, 13-7 l'ottimo lancio per linee esterne, prova a farsi largo Borderline Pax che prova un autentico blitz scavalcando il 6 di Holofost e puntando decisa sulla capofila Ax Pinao, che ha raggiunto i primi 400 metri in 28-9 e che dà l'impressione che non ha proprio nessuna intenzione di mandare via qualcuno. E dunque Dario Di Maio ci vuole provare in testa, è da molto tempo che Ax Pinao non prova questo schema, Borderline a questo punto è rimasto col cerino in mano e deve scirupparsi una difficile corsia esterna. Nel frattempo 44 secchi per i primi 600 metri ed 59.8 da 1.15 scarsi per i primi 800 metri, quindi andatura abbastanza modesta devo dire, con Holofost in seconda pariglia, mentre più indietro comincia a prepararsi Urbano Bargal, ma primo chilometro in 1.14.6 arriva Urbano Bargal in terza ruota, numero 13 squalificato. Insiste all'esterno adesso Borderline Pax, la sua pressione su Ax Pinao si fa sempre più insistente, ancora non riesce a dare il suo solito cambio di marcia Urbano Bargal, anche perché la retta di fronte è stata percorsa in 14-1 e quindi sta andando via molto molto bene il 2 di Ax Pinao. Adesso ci prova Holofost in difficoltà, Urbano Bargal che evidentemente non è nella sua giornata, prova a scappare Ax Pinao, all'esterno Holofost, per l'interno Zonk di Girifalco, ultime battute Ax Pinao, chi lo doveva dire, viene a vincere questa corsa in maniera assolutamente inattesa nei confronti di un'altrettanta inattesa Acquatinta Font, che negli ultimi metri ha trovato il varco esterno e con un finale eccellente crediamo sia riuscita a strappare il secondo posto ai tre in lotta, fra i quali per il terzo posto probabilmente ce l'ha fatta ancora Zonk di Girifalco, però per questo dobbiamo attendere il verdetto del fotofinish. Sicuramente ha vinto Ax Pinao in sediolo Dario Di Maio, il training di Gaspare Loverde, i colori del signor Giuseppe Biondo, media di 1.13.9 da molto tempo Ax Pinao non forniva una prestazione così importante, è una cavalla che è stata anche primatessa della sua generazione, che ha debuttato alla grande a 2 anni con un tempo straordinario, adesso anche fra gli anziani è riuscita a far bene. Deludente Urbano Bargal, evidentemente qualcosa non ha funzionato oggi nel motore del cavallo favorito, vittoria dunque di Ax Pinao, secondo posto per Acquatinta Font, rivediamo un po' le fasi conclusive, mentre per il terzo posto foto stretta fra Zonk di Girifalco e Holofost, la mia impressione è che terzo sul filo sia ancora Zonk di Girifalco, ma per questo ci vorrà il verdetto del giudice d'arrivo dopo foto finish. Dunque 2-9 e poi foto fra 1 e 6, l'ordine d'arrivo da confermare della quinta corsa di Palermo.